Ciao a tutti, come state? Io benissimo ragazzi, come vedete sono in pieno spirito natalizio. Guardatemi un po', preparo già i regali. E a proposito, ho un regalo per voi. E questo no, 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 questo è per la mia mamma. Beh, se lo merita, poi vi spiego perché. E ho un regalo per voi, come quale? È questo qua. Che cos'è? E questo è un piatto di lasagne al forno. Infatti oggi impariamo proprio a preparare le lasagne. Siete contenti? Spero di sì. Allora, quindi, questa come vedete è una puntata speciale, anzi, vabbè, una lezione speciale Natale. Ok, una lezione natalizia. Perché? Ma perché le lasagne, il Natale? Allora, che cosa fate voi a Natale? Sì, anche noi ci scambiamo i regali, stiamo tutti insieme in famiglia, ci divertiamo, ma qui in Italia c'è una particolarità, ragazzi. Allora, che ore sono? Bravi, avete studiato. Noi normalmente ci sediamo a tavola a quest'ora, all'1:30. E a che ora ci alziamo? Indovinate un po'? Adesso vi faccio vedere. Non prima delle 18:30. Perché? Perché il nostro pranzo di Natale è immenso, è gigante e le lasagne in una tavola italiana, specialmente a Natale, non possono mancare. Le lasagne sono come i regali, sono indispensabili a Natale. Poi le lasagne sono un piatto che si mangia specialmente durante le feste, si mangia la domenica, si mangia durante le feste, è proprio perché è un piatto ricco, molto buono. E a Natale, allora, a Natale è indispensabile. Allora, vi ho detto che noi mangiamo tantissimo. Questa è una ricetta della mia cara nonna che purtroppo non c'è più. È una ricetta bolognese. Ci sono diversi tipi di lasagne. Queste sono le lasagne alla bolognese. Allora, mia nonna era sarda, ma visse un periodo a Bologna e lì imparò questa buonissima ricetta. La insegnò mia madre e mia mamma. La mia mamma mi ha insegnato in questi giorni, ragazzi. Allora, vi confido un segreto. Come sapete, se volete un corso di cucina professionale, non esitate a cambiare immediatamente canale YouTube, perché il segreto che vi confido è che adesso, allora, queste lasagne sono state fatte dalla mia mamma, per questo si merita un bel regalo. E io faccio le lasagne, non scherzo, adesso con voi per la primissima volta. E quindi diciamo che sperimentiamo questa ricetta insieme. Per fortuna la mia mamma mi ha aiutato con gli ingredienti, mi ha preparato il sugo di pomodoro, col ragù, la besciamella, adesso vi spiego tutto. Poi ricordatevi che il pranzo di Natale è immenso, è grandissimo. Abbiamo antipasti, come primo di solito non mancano le lasagne. Il secondo varia da regione a regione. Qua in Sardegna molto spesso mangiamo il maialetto arrosto. E poi il contorno, la frutta, il dolce, come dolce è immancabile il panettone, la frutta secca, il tutto accompagnato da vino, spumante. Per digerire qua in Sardegna beviamo il mirto. E poi dopo che abbiamo mangiato così tanto, ci prendiamo un bel caffè, poi sparecchiamo la tavola, giochiamo a tombola, bingo, e mentre giochiamo a tombola continuiamo a mangiare frutta secca, dolci. Per questo di solito, almeno a casa mia, non ci alziamo mai dal tavolo prima delle 6:30. Veramente il nostro pranzo è immenso. Bene, bene, vi ho raccontato un po' le nostre tradizioni. Ditemi un po' voi che cosa fate a Natale, che cosa mangiate. Va bene? Allora, bando alle ciance e iniziamo a imparare questa ricetta. Quindi questo è il mio regalo per voi. Benissimo, allora l'ho scritta qua perché ve l'ho detto. Gli ingredienti sono, diciamo, prima di tutto si devono fare due cose importanti. Allora, il ragù e la besciamella. Poi, allora, ci sono le donne laboriose, le donne di casa laboriose che fanno le lasagne in casa, ma queste sono lasagne precotte, già pronte, quindi se siete molto brave a farle in casa, bene, altrimenti
Diciamo, io non lo sapete, ho fatto diverse puntate dove dico non amo i lavori di casa, mi piace mangiare, ma cucinare così così e va bene. E allora, quindi le lasagne, la besciamella, il sugo, il ragù, va bene, e bisogna preparare tutto questo. Allora, prima di tutto, fate prima il sugo con il ragù. Io vi faccio vedere gli ingredienti. Sono avvantaggiata perché questo è il sugo che ha fatto la mia mamma. Allora, quindi mettete in un tegame, sarebbe questo, quindi un altro, questo è per la besciamella, un tegame del sedano, questo è il sedano, eccolo qua. Poi delle carote e una cipolla. Ok, e anche del prezzemolo, ragazzi, il prezzemolo è sempre in mezzo, nel senso è sempre dappertutto, ma oggi che serve non ce l'ho, mi dispiace. Ed è il prezzemolo. E tritate tutto quanto, significa che dovete prendere un tagliere e tritare, quindi tagliare tutto a pezzettini piccoli piccoli. Bene. Quindi precedentemente tritati. E fateli soffriggere, quindi li mettete nell'olio bollente e fate cuocere il tutto. Quindi abbiamo detto carote, sedano, cipolla e prezzemolo che oggi non c'è. Bene, poi dopo aggiungete la carne macinata. Allora, i vegani, i vegetariani possono mettere ormai il seitan, per esempio. Però vabbè, la ricetta classica è con la carne, ragazzi. E fatela rosolare per 10 minuti. Ok, quindi cuocere per 10 minuti. Poi aggiungete mezzo bicchiere di latte. Allora, io sono intollerante al lattosio, quindi uso, ecco qua, quindi mezzo bicchiere di latte. Uso il latte ad alta digeribilità, così aggiungete tutto e fate cuocere. Bene, un pezzetto di burro. Uso il burro senza lattosio, la margarina, come volete voi. E il sugo di pomodoro. Bene, sugo di pomodoro, quindi fate cuocere tutto questo. Quindi mia mamma, la ringrazio ancora, è stata bravissima, ha fatto un bel sughetto in questo modo. Quindi abbiamo fatto il sugo col ragù. Bene, poi preparate la besciamella. La besciamella è molto densa, è un prodotto fatto di latte, burro e farina, risulta una crema come questa. Con 50 g di burro, ok, abbiamo detto il burro, 50 g di farina, abbiamo detto, 3 quarti di litro di latte, vabbè qua ne ho solo mezzo litro, ma lo sapete, io sono avvantaggiata perché ho già tutto pronto. Ok, abbiamo detto 3 quarti di litro di latte, fate bollire il tutto a fuoco lento per 10 minuti. Non dimenticate però di aggiungere la farina al burro in piccole quantità. Ragazzi, io leggo perché ve l'ho detto la prima volta che faccio queste lasagne, in piccole quantità. Non dimenticate di mescolare il tutto costantemente e di far bollire il latte precedentemente. Che significa? Allora, quindi prima il latte, quindi 3 quarti di litri di latte, di litro di latte, quindi deve essere bollito precedentemente, prima, quindi già portato ad ebollizione. Quindi la farina, aggiungere la farina al burro in piccole quantità significa che comunque abbiamo detto abbiamo 50 grammi di farina, non vanno buttati tutti così. Ma ok, fate cuocere, fate fondere il burro, quindi aggiungete la farina, il latte, mescolate, 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 quindi ancora un po' di farina e mescolate, mescolate costantemente, va bene? Vabbè, e quindi portate tutto ad ebollizione finché, quindi voi mescolate, 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 finché non risulta una bella crema densa. Com'è questa? Va bene, ragazzi, allora dovete aiutarmi, adesso arriva il difficile, perché tutto questo è già stato preparato dalla mia carissima mamma. Allora adesso prendete una teglia, io per esempio ho fatto questa perché ve l'ho detto una prova, quindi non voglio fare grandi quantità, al massimo ho la cena già pronta. E va bene. Quindi mettete prima uno strato di sugo di pomodoro, ragazzi, sono emozionata. Allora, quindi mettiamo il sugo al ragù.
Facciamo un primissimo strato, ne aggiungo ancora. Potete fare quanti strati volete, strati significa ok, così va bene, dai, speriamo che sia sufficiente. Allora, una cosa importante, io ho già preriscaldato il forno. Allora, l'ho preriscaldato a 180 gradi, però le lasagne vanno cotte a 200 gradi. Poi vi spiego anche la cottura. Va bene, aggiungiamo la besciamella, che è molto densa. Quindi facciamo un primo strato, perché se non faccio, non metto prima questo strato di sugo e besciamella, se no, le lasagne si attaccano alla teglia. Allora, distribuiamo le lasagne. Sono emozionata, ragazzi. Oddio. Speriamo che... Allora, così, mia mamma di solito fa così più o meno. Dai, dai, speriamo bene. Ok, così. Altro strato. Sugo al ragù. Così. Speriamo che basti, al massimo faccio due strati e basta. Poi ovviamente magari, allora voi regolate le quantità in base alla porzione, quindi questa è una porzioncina per, dipende da quanto ne mangiate, da 2 a 4 persone. Ok, ancora besciamella, così. Poi mi farete sapere che cosa ne verrà fuori. Facciamo così. Sono un po' pasticciona, quindi non prendete così tanto esempio. È giusto un regalo per voi, apprezzatelo. Va bene, così più o meno, speriamo. Allora, ancora strato di lasagne. Così. Ci metto questi pezzettini. E ancora strato. Allora, vi confido un altro segreto, io ho già finito il sugo, ragazzi, e quindi faccio delle lasagne un po' leggerine a due strati. Voi fatene almeno tre, ok? Giusto una dimostrazione, ve l'ho detto, così. Però, poi vi dico una cosa, la mia nonna usava le lasagne verdi, infatti le sue lasagne erano famose perché erano lasagne verdi e poi perché avevano questa ricetta alla bolognese. Poi magari ci sono persone che le fanno diversamente, a volte con il prosciutto, a Roma forse le ho mangiate con la mozzarella, però questa a quanto pare è la ricetta classica. Va bene. Qua ci siamo. Ah, ho dimenticato una cosa, ragazzi, il parmigiano grattugiato. Chissà che cosa verrà fuori. Mettete dopo ogni strato un bello strato di parmigiano. Questo, vabbè, io lo uso senza lattosio, però quello che preferite. Ecco qua, quindi io lo grattugio direttamente, però potete anche comprare quello già pronto in bustina, già grattugiato. Però a me piace più questo, io preferisco questo perché è più fresco. Va bene, abbiamo detto, abbiamo già preriscaldato il forno, ricordate, è molto importante, il forno deve essere ben caldo. Altro strato, oddio, forse andava dopo, ma va bene, mettiamo anche dopo, mettiamo il formaggio grattugiato dopo, ve l'ho detto, non rimproveratemi però, non scrivete commenti cattivi, ma tu non sai cucinare, io l'ho detto dall'inizio, l'ho detto anche l'altra volta quando ho fatto la pasta, così, quindi siate buoni con me, almeno a Natale. Oh, poi se non vi piace cambiate canale, ragazzi, io ve lo dico sempre, non sprecate tempo in commenti inutili. A me se qualcosa non piace non la guardo.
Ma dai, secondo me vi piacerà tutto questo. Perché sono molto buone. Ho messo un sacco di besciamella. Facciamo così. Metto ancora un po' di parmigiano, speriamo bene. Incrociamo le dita. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti, cosa importantissima, vi raccomando una cosa importantissima, vedete questo? Questo è l'alluminio. Cosa facciamo con l'alluminio? Usiamo per coprire le lasagne. Ok? Le lasagne devono essere coperte con l'alluminio perché, allora ve lo dico, penso perché se no si bruceranno, saranno troppo secche perché mia madre me l'ha raccomandato tante 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 volte, mi ha chiamato anche diverse volte dicendomi mi raccomando Veronica, copri le lasagne con l'alluminio. Ci siamo ragazzi, siamo pronti? Allora, quindi qua ho una temperatura di 180 gradi, l'aumento a 200, eccoci qua. Allora, oddio, mi brucerò in diretta. Di lasagne precotte c'è scritto 20 minuti, ma 20 minuti qualche volta sono pochi. Quindi, io direi la cottura deve essere da 20 a 40 minuti. Controllatele ogni tanto, dopo 20 minuti iniziate a controllarle col coltello per vedere se sono ancora crude o se sono già cotte, quindi dipende. Bene, perfetto, qui abbiamo fatto queste buonissime lasagne. Spero di non offendere la mia nonna, le faceva così buone, erano davvero speciali le sue lasagne, davvero tutti noi aspettavamo il Natale anche per questo. Però, allora, che cosa abbiamo imparato oggi? Allora, questa è una puntata speciale, una lezione speciale di Natale. E però abbiamo anche imparato qualche cosa, oltre a fare le lasagne, oltre alle nuove parole, eccetera. Più che altro oggi non vi voglio stressare troppo con la grammatica, farvi studiare nuove regole, ma vi voglio far ripassare un po', dato che siamo a Natale, siamo quasi a Natale. Dovete prima di tutto rivedere le lezioni 17, vi ricordate, mamma mia che sfortuna! È la lezione 47, perché bravi! Infatti abbiamo usato l'imperativo. Nella lezione 17 abbiamo visto l'imperativo diretto e l'imperativo negativo. Quindi qui abbiamo detto, per esempio, fate prima il sugo con il ragù. Poi vi ho detto, mettete in un tegame del sedano, delle carote, eccetera, eccetera. Ovviamente se parlo con te io dico fa. Se parlo con una persona, io dico metti, ok? Noi mettiamo, andate a rivedere la lezione 17, poi dopo aggiungete, va bene? Preparate, è tutto un imperativo diretto. Poi imperativo fate bollire, negativo, non dimenticate, quindi voi non dimenticate, tu non dimenticare, noi non dimentichiamo, andate a rivedere la lezione 17. Lezione 47, perché? Perché nella lezione 47 abbiamo imparato l'imperativo con i pronomi. Per esempio, io ho detto, allora, quindi mettete in un tegame, abbiamo detto il sedano, le carote, la cipolla, anche il prezzemolo che non c'è, precedentemente tritati, ok? E fateli soffriggere. Ok, abbiamo imparato anche parole nuove, soffriggere, abbiamo detto cuocere nell'olio bollente. Fateli. A che cosa si riferisce questo lì? A tutta sta roba, al sedano, alle carote, alla cipolla, ops, al prezzemolo. Benissimo, ne abbiamo un altro. Fatela, che cosa? Quindi
abbiamo detto, dopo aggiungete la carne macinata e fatela rosolare, quindi ancora un altro termine nuovo, è un tipo di cottura integame, rosolare, per 10 minuti. Ok, quindi fatela, che cosa? Bravi! La carne macinata. Va bene, quindi abbiamo imparato tante tante cose oggi, spero che le vostre lasagne saranno buone, poi ditemi come sono andate, eccetera, spero che voi passiate un bellissimo Natale, vi auguro un bellissimo Natale, quindi un buon appetito anche, buon appetito e buon Natale, vi auguro davvero tanta felicità ragazzi. Allora, io adesso aspetto, ragazzi, sapete una cosa? Io non aspetto mezz'ora perché mi è venuta tanta tanta fame, io adesso mi mangio queste buonissime lasagne di mia mamma che saranno sicuramente migliori delle mie, mia mamma ha abbastanza esperienza in cucina. E vi saluto, vi auguro ancora un felice Natale e continuate a seguirmi su One World Italiano Video, www.oneworlditaliano.com. Ciao a tutti e buon Natale, alla prossima! Ciao ciao!